Padre, il ruolo della tradizione nel dialogo interreligioso, interculturale, innanzitutto, è secondo lei un ostacolo o una base di partenza per costruire una possibilità proprio di dialogo, di interazione tra le religioni? Vabbè, la tradizione è sempre un valore molto importante, perché la tradizione porta tutti i membri delle religioni a comunicarle ai propri figli, alla propria comunità, insomma a dare continuità alla vita delle persone, alla vita delle religioni, quindi la tradizione è importante. Quello che io trovo ci sia in Asia è che da una parte ci sono delle tradizioni un po' indurite, soprattutto nel mondo islamico, ma anche nelle altre religioni. Ci sono per esempio dei modi di trasmettere le credenze buddiste o dei modi di trasmettere le credenze indù che diciamo così, si sono un po' anchilosate, per cui si trasmettono soltanto delle cose da fare, dei valori morali, senza trasmettere proprio la vita di questa comunità religiosa. Tutto questo porta i giovani, adesso facendo un discorso in generale, tutto questo porta i giovani, diciamo così, da una parte ad assumerle in modo critico tante volte. Questo avviene molto spesso nei paesi islamici. Dall'altra parte però anche tante volte, proprio perché vengono dati come degli oggetti da portare avanti, vengono rifiutati. In Iran, per esempio, molti giovani ormai, proprio perché si trovano davanti a una tradizione che viene affermata e viene proposta in un modo schematico, in un modo acritico, tanti giovani diventano atei, si allontanano dalle moschee, si allontanano dalla vita di fede. Questo avviene anche in altre parti dell'Asia, per esempio in India, con l'induismo, soprattutto perché c'è l'influenza del secolarismo, cioè ci sono nuovi valori che sono la carriera, che sono la vita in città, che sono l'individualismo, che fanno dimenticare le tradizioni. E in questo la tradizione religiosa indù diciamo, non riesce ancora a assimilare in tutto la modernità. Quindi questi sono i problemi. Da una parte la tradizione trasferita come degli oggetti, per cui viene assunta schematicamente oppure viene rifiutata schematicamente. Dall'altra parte c'è l'influenza del secolarismo e questa è una cosa che distrugge secondo me tutte le tradizioni, perché anche la tradizione cristiana, tanti cristiani che vivono nei villaggi, che vanno a vivere nelle città, soprattutto nelle grandi città, non so, cinesi o le grandi città indiane o le grandi città del Medio Oriente, si trovano in difficoltà nel vivere questa tradizione. Se manca la tradizione come comunicazione di una vita, allora diventa difficile anche incontrare le altre religioni. Si può fare un parallelo quindi tra la società secolarizzata europea e alcuni paesi dell'Asia, certo, in questo senso? Certo, io trovo che uno dei punti importanti su questa questione della tradizione è che tutte le tradizioni religiose si trovano di fronte a un comune nemico, che è la secolarizzazione, ma dove oltretutto secolarizzazione significa sottilmente una cultura e un tipo di vita che è nemica della fede e della religione, che la considera inutile e per cui insomma, i giovani soprattutto si trovano proprio molto divisi su questo e tante volte scelgono naturalmente magari piuttosto appunto la carriera, il pragmatismo, i soldi o una vita individualista che non invece cercare di vivere la tradizione religiosa dentro l'ambiente della città, dentro l'ambiente della modernità. Ecco, un rischio opposto è quello di appunto abbracciare completamente una tradizione che magari è stata riproposta in maniera quasi sclerotica. Esatto. E quindi c'è un grosso rischio proprio di fondamentalismo. Quali sono i paesi più a rischio nell'area asiatica, secondo lei, di questo rapporto di tradizione? Secondo me diciamo che questo rischio c'è un po' da tutte le parti, però io trovo che i paesi simbolo sono da una parte l'Arabia Saudita, in cui per il fatto che manchino proprio le esperienze o la possibilità di esprimere o pubblicamente o addirittura in privato delle altre religioni, in pratica cioè queste persone vivono come dentro una
come dentro una scatola, insomma, senza paragonarsi con nessun'altra comunità e anzi disprezzando tutte le comunità. Un altro esempio sono alcuni stati dell'India. Noi abbiamo avuto quest'anno queste violenze terribili verso i cristiani in Orissa e tutto questo è dovuto al fatto che appunto ci sono delle comunità indù che non accettano a priori la testimonianza dei cristiani, non accettano diciamo così, il carattere trasformante che ha il cristianesimo nei confronti appunto della società moderna. Ecco, ieri il cardinale Scola ha parlato di interpretazione culturale della tradizione, quindi la capacità di darne una spiegazione e di adattarla eventualmente anche alla società attuale. Secondo lei è una via praticabile anche nei paesi asiatici ed è percorribile per... Ma questo penso che sia necessario, cioè è impossibile comunicare la tradizione della fede, appunto, della propria fede, senza passare attraverso la cultura e quindi senza andare a verificare i valori della cultura, i disvalori, giudicarli e quindi giudicare tra il bene e il male. Bisogna per forza innervare la propria fede religiosa dentro la cultura, altrimenti non si va avanti. Il problema qual è? Che appunto in questo mondo fondamentalista va a finire che i valori della tradizione e i valori della cultura vengono ghiacciati, fermati, congelati in uno schema e non invece in un paragone continuo con la persona e con... Ciò che la persona desidera. Quindi una prospettiva per il futuro è riuscire a creare un ponte? Una prospettiva per il futuro io penso che si possa diciamo così, sottolinearla in due aspetti. Uno, valorizzare, come si è detto anche nel nostro convegno, valorizzare molto le scuole, l'educazione, ma soprattutto valorizzare il valore della scuola libera e quindi garantire la scuola libera. Non so, per esempio, garantire la scuola libera ai musulmani in Europa o in America, ma anche garantire la scuola libera dei cristiani in paesi islamici. E su questo, secondo me, dovremmo fare un lavoro comune, cristiani e musulmani. L'altro elemento che io trovo importante è combattere insieme il secolarismo, ossia ci sono tante tematiche, per esempio sul valore della famiglia, il valore che so io dell'embrione, il valore del feto, il problema dell'aborto, quindi che sono tutte tematiche legate alle questioni familiari e alle questioni dei diritti dell'individuo e dei valori della vita, su cui cristiani e musulmani e altre religioni potrebbero trovare un accordo molto forte. Ecco, questo è un lavoro che bisogna fare, insieme per contrastare appunto la secolarizzazione. E poi anche in tutto questo, insieme cristiani e musulmani, dire no alla violenza, perché non è possibile costruire insieme una società che dice che la religione è alla base della convivenza se invece al posto della convivenza si vede l'esclusione e si vede la violenza.